direzione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vabbè, nella prima parte della trasmissione di oggi abbiamo parlato un po' di porcherie fatte da Wojtyla, finalizzate alla distruzione dell'uomo, ma più che il Wojtyla in se stesso è il Wojtyla, adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, è il Wojtyla che ne applica le direttive finalizzate alla distruzione dell'uomo, dove per distruzione dell'uomo intendiamo la riaffermazione di quelli che sono i principi dottrinali del cattolicesimo, che è la distruzione dell'uomo quale soggetto di diritto costituzionale, cioè la distruzione dell'uomo che determina se stesso all'interno della propria vita. Come tutti quanti voi sapete, esistono qualcosa che viene chiamati i diritti, ma i diritti per i cittadini sono dei doveri da applicare per le istituzioni. I cittadini hanno dei doveri e i doveri che i cittadini hanno sono dei diritti che hanno le istituzioni nei confronti dei cittadini. Pertanto non è che le istituzioni non abbiano dei doveri, le istituzioni sono tenute a rispettare il patto costituzionale, perché il patto costituzionale è il vero cemento di quella che è la società nella quale viviamo. Quando le istituzioni, un'istituzione, membri delle istituzioni rompono il patto costituzionale, agendo, aggirando, negando, limitando dei diritti di alcune persone, quelli che sono i diritti costituzionalmente sanciti, fanno un atto di eversione nei confronti della società civile, fanno un atto di terrorismo, usiamo questa parola che è più efficace che non la parola eversione, un atto di terrorismo nei confronti dello Stato civile. Non è che l'atto di terrorismo viene fatto solo dal singolo cittadino quando mette una bomba in un edificio, su un edificio, oppure quando spara qualcuno. L'atto di terrorismo è quando l'istituzione spara ai cittadini limitandone o violandone quelli che sono i diritti fondamentali. E non è che ci sia un ma, se dovrebbe essere, quando, come, perché. Non esiste questo. Quando l'istituzione, qualunque istituzione, fa un'azione nei confronti dei cittadini limitando, tagliandone i diritti costituzionalmente determinati, è un atto di terrorismo rispetto allo Stato democratico. Per questo motivo parliamo di Wojtyla come un criminale, perché Wojtyla in tutta la sua attività e la Chiesa Cattolica in tutta la sua attività hanno un obiettivo principale da portare a termine, è quello di privare i cittadini, di privare le persone dall'essere i soggetti di diritto costituzionale e costringerle a credere di essere delle persone possedute da qualcuno. E in questo gioco del possedere e del posseduto si innesta tutto quello che è il processo di perversione e di eversione rispetto alla nostra Costituzione. Pertanto è gravissimo quello che fa la Chiesa Cattolica in Italia. È gravissima l'attività di devastazione istituzionale. E il vero problema è che l'attività di devastazione istituzionale è una cosa che va a negare, condannare e distruggere quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini. E quando si distruggono i diritti fondamentali dei cittadini, si distrugge l'economia, si distrugge la cultura, si distrugge la capacità degli uomini di guardare il futuro, di costruire il proprio futuro. Ebbene, questo è il
diciamo così, l'attività di terrorismo che fa la Chiesa Cattolica, che viene fatta negli oratori, che viene fatta nei patronati, che viene imposta dai preti cattolici. Io so che in questo periodo stiamo vivendo una situazione sociale che è diversa da quella di 40 anni fa. Cosa significa che è diversa da quella di 40 anni fa? Lo vedremo anche nel proseguo del discorso che facciamo questa sera sul Crogiolo dello Stregone. Cioè, è diversa in questo senso che gli input, le informazioni che arrivano al singolo individuo sono infinitamente maggiori oggi che non 40 anni fa. Un numero di informazioni infinitamente maggiore significa che l'individuo ha una gamma di scelta per la soddisfazione dei propri bisogni o per le proprie scelte nella vita infinitamente più ampia. Per cui anche quella che è la capacità di coercizione della Chiesa Cattolica, la capacità di distruzione dell'uomo, di costringere l'uomo in ginocchio, viene comunque limitata perché fra televisione, fra videogiochi, fra internet, fra il teatro, fra la letteratura, fra quella che è l'attività normale dell'individuo, la persona, la quantità di fenomeni che riceve dal mondo in cui vive è infinitamente più alta. Per cui la capacità distruttiva, la capacità coercitiva della Chiesa Cattolica si sta un po' alla volta dissolvendo. Ma non si sta dissolvendo perché ha un nemico che la distrugge, ma perché gli uomini hanno più informazioni cui accedere e queste informazioni entrano sempre più profondamente in loro e loro hanno una gamma maggiore di scelta all'interno della quale farle. Questo è lo scontro di civiltà che è in atto e se un giorno ci sarà un qualche partito di ispirazione pagana e avrà un suo elemento al centro della sua politica, e cioè l'individuo quale individuo padrone di se stesso, cioè l'individuo che gestisce la propria vita, che è padrone della propria vita e che nessuno gli può dire cosa farne della propria vita. Non è che un eventuale partito pagano voglia fare chissà che cosa, vuole fare soltanto sì che le singole persone siano le padrone della propria esistenza e che nessun figlio di puttana, nei limiti del possibile, possa trasformare queste persone in oggetti di possesso e di farne commercio. Quando oggi Francesco ha riferito la frase del criminale Carraro di Verona, il vescovo, è pesante perché ciò che a questo personaggio gli interessava era negare la sessualità, i bisogni sessuali delle persone. A lui non interessava che persone venissero comperate, vendute, commerciate, distrutte, annientate, annichilite, drogate. A lui interessava soltanto distruggere le possibilità di manifestare la propria sessualità. Ed è questa, è gravissima questa, perché significa togliere alla persona il diritto di autodeterminazione, dire tu non appartieni a te, ma appartieni al Dio padrone, appartieni al tuo padrone, appartieni al sindaco, appartieni al capufficio, cioè appartieni a qualcun altro. Mentre abbiamo una Corte di Cassazione che faticosamente sta legiferando proprio per definire anche le relazioni all'interno della famiglia, cioè i rapporti che esistono fra padre, figlio, madre, figlio, in modo da gestire una famiglia che sia funzionale al futuro, cioè che sia attiva verso il futuro, noi abbiamo una Chiesa Cattolica invece che cerca di negare tutti quelli che sono i principi sociali. Ed è di una gravità incredibile questo. Ma noi andiamo oltre a tutto questo. Noi facciamo molto di più. E ci sono le tensioni della vita che spingono, ma c'è anche la volontà degli uomini e ci sono soprattutto le pratiche di stregoneria. Le pratiche di stregoneria, come quella di cui abbiamo cominciato a parlare, ed è il Crogiolo dello Stregone, nel fattispecie è la sospensione del dialogo interno. Riassumendo brevemente,
quello che abbiamo detto finora, è che alla nascita il processo di crescita dell'individuo era vissuto in un movimento passivo. Non è vero, in quanto si manifesta una situazione conflittuale continua fra le necessità soggettive percepite dall'individuo e le capacità del mondo di soddisfarle, ponendo le proprie esigenze. Pertanto è conflittuale, come del resto tutte le modificazioni della struttura emozionale manifestate in ogni presente. La non conflittualità è la verità della struttura emozionale manifestata in quel momento. Fin dalla nascita esiste un processo di crescita che si sviluppa nell'individuo per adattamento soggettivo a quelli che sono i fenomeni che dal mondo giungono a lui. I fenomeni che giungono verso l'individuo costringono l'individuo a modificarsi, adattarsi e a trasformarsi. E questo è il movimento di crescita. Un movimento di crescita che va a costruire, va a modificare, va a far funzionare tutta la struttura fisica e tutta la struttura cerebrale, tutta la nostra capacità di percepire, di sentire, di intuire e di avere la passione del mondo in cui viviamo. Perché noi non nasciamo con la passione del mondo in cui viviamo, ma la costruiamo per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ci arrivano dal mondo. Tutto questo discorso: dal mondo ci arrivano i fenomeni, noi ci adattiamo, ma i nostri adattamenti ai fenomeni del mondo non sono passività nel senso di adattamento e basta, ma il nostro adattamento diventa a sua volta un fenomeno che entra nel mondo ed entrando nel mondo costringe il mondo ad adattarsi a noi. Naturalmente dal mondo riceviamo altri fenomeni e così via, in un processo di interazione continua, di interrelazione e di modificazione progressiva. Bene, abbiamo dunque stabilito col dibattito sulla volontà che l'uomo nasce volontà. L'uomo non è ragione, non esiste la ragione al momento della nascita. Esiste una capacità dell'individuo di percepire la struttura emozionale del mondo, è integrato con la struttura emozionale della madre, percepisce fin dalla nascita quella che è la forma, l'immagine, ma ha la capacità di percepire essenzialmente le emozioni che dal mondo gli giungono. Voi sorridete a un bambino, sorridete col cuore e lui percepirà ciò che dal vostro cuore emerge, più che non dalle espressioni. Poi leggerà le espressioni e abbinerà la vostra espressione a ciò che dal vostro cuore, della vostra passione, da quello che voi gli mandate con affetto, emerge. Voi troverete dei bambini appena nati, piccoli o comunque sotto l'anno di età, che si gettano fra le braccia di qualcuno e invece rifiutano altre persone che pur gli sorridono, che pur si offrono a loro, perché è una capacità del bambino appena nato, sto parlando del primo 1 o 2 anni di età, di percepire quello che le persone esprimono dentro, prima ancora che leggere le emozioni rappresentate dalle espressioni facciali. Però cominciano subito a fare l'accoppiamento, cioè percepiscono ciò che emergono e lo associano alle espressioni facciali. Perché? Perché il bambino appena nato comincia a mettere a fuoco la vista, comincia ad usare i sensi in maniera diversa. Ed essenzialmente il senso principale è la vista. E allora quello che è la capacità soggettiva del bambino appena nato di percepire le emozioni del mondo viene accoppiata con i segnali visivi, i segnali corporei che arrivano dal mondo. Ma ricordate che dentro di noi c'è sempre la capacità di percepire le emozioni del mondo e c'è sempre il bisogno di emozionarci davanti al mondo. E quando non siamo più in grado di emozionarci in espansione, di emozionarci per dare l'assalto al cielo della vita, al cielo della conoscenza, c'è l'emozione del rattrappimento, c'è la nostalgia, c'è il desiderio di qualcosa che è andato perso. Come Wojtyla qualche anno fa ebbe a dichiarare:
quando vedo nascere il sole sento una grande nostalgia. Ebbene, Wojtyla aveva la percezione esatta di aver distrutto la propria esistenza. Non c'era più sole dentro di lui, soltanto orrore, morte e disperazione, e lui lavorava solo per portare orrore, morte e disperazione. Per questo imponeva quei dogmi assurdi: non usare contraccettivi, no all'aborto, no al divorzio, no a tutto quello che è vita, a tutto quello che è piacere della vita degli uomini, perché era in odio dentro di lui e stava morendo. Cioè, lui non è mai riuscito a costruire il suo corpo luminoso, lui è morto con esso, e l'espressione ultima che lo vedete dalla finestra è l'espressione della sua disperazione, e a quella disperazione voleva portare l'umanità. Ebbene, subito, comunque, coi primi anni di vita, a fine dei primi giorni di vita veramente, l'individuo comincia a passare dallo stadio di volontà allo stadio di ragione, cioè inizia praticamente a formare nella propria mente la forma degli oggetti e a numerarli, a quantificarli. In pratica, nella persona cominciano a formarsi le immagini della ragione. Dopodiché andrà sempre via via finché la ragione nell'uomo si perfezionerà e arriverà il dialogo interno. Ma allora, quando noi passiamo dalla capacità di percepire e intuire le emozioni del mondo alla formazione del dialogo interno, e il dialogo interno viene a soffocare la nostra capacità di percepire direttamente le emozioni, ma le emozioni noi le percepiamo in funzione di qualcosa e non più in funzione di se stesse, a quel punto noi cessiamo di crescere. Cioè la nostra crescita viene fermata all'interno della ragione. Se prima siamo cresciuti, crescevamo, specializzavamo il nostro cervello, aumentavamo la nostra capacità fisica, aumentavamo la nostra capacità di percezione del mondo, quando si forma la ragione si installa, si inizia il processo in cui l'uomo, la crescita dell'uomo si ferma. E cominciamo da qui il discorso. Questo movimento di passaggio dalla ragione alla volontà, andiamo ancora avanti col discorso. Quando si ferma questo, da individui adulti facciamo l'altra operazione. Cioè, da individui adulti che hanno cessato di crescere e hanno fermato il loro sviluppo nella ragione, è necessario continuare a crescere. Per continuare a crescere è necessario rimuovere dentro di noi il dominio della ragione. La ragione è uno strumento enorme che ci serve per comunicare, che ci serve per dire, che ci serve per far sapere agli altri cosa abbiamo scoperto, cosa abbiamo visto, cosa sappiamo, le nostre idee, ma non può diventare la padrona di noi stessi. Ed è questo che blocca lo sviluppo dell'individuo, è quando la ragione diventa padrona di noi stessi. E allora il flusso delle parole nel cervello si muove, però cortocircuita su se stesso, e là si forma l'onnipotenza dell'individuo, la sua sindrome di assoluto, e una ragione che cortocircuita su se stessa. La prima cosa da fare l'uomo, quando lo definiamo intelligente, è quell'uomo che, a cui ragione viene continuamente ampliata, è l'uomo di scienza, è l'uomo che legge, è l'uomo che si informa, è l'uomo che va alla ricerca, è l'uomo curioso. E allora in questo movimento abbiamo una ragione che si dilata, che si espande, abbiamo sempre più dati, abbiamo sempre più conoscenza, abbiamo sempre più informazioni, e la nostra, quando noi queste informazioni riusciamo addirittura ad interiorizzarle, riusciamo anche a modificare il nostro modo di vedere il mondo e anche le nostre emozioni, riusciamo anche a modificare parte del nostro modo di emozionarsi. Però essenzialmente non le emozioni in se stesse, ma le relazioni che noi stabiliamo con gli oggetti e relazioni che ci portano
a sviluppare le nostre emozioni che ci portano ad emozionarsi, per cui la ragione ci porta a costruire delle relazioni. A quel punto però la stregoneria va oltre, questa è la, diciamo, è la strada della scienza. La scienza, il suo compito è sviluppare la ragione, fare ricerca affinché la ragione sia in grado di descrivere tutti i meccanismi di ciò che esiste. Mentre invece il movimento dell'uomo è, sì, espandere la ragione, questo non si nega, ma tornare alla volontà, cioè tornare alla capacità di noi stessi di modificarci e ampliare la nostra capacità di percepire il mondo. E allora cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo togliere la dittatura della ragione dentro di noi, cioè la ragione come potere, come dominio dentro di noi, e ritornare alla volontà, ritornare all'azione, ritornare alla nostra capacità di adattamento soggettivo ai fenomeni che dal mondo ci giungono. Ritornare a fare questo significa ritornare alla volontà, togliere la ragione dalla dittatura dentro noi stessi e ricominciare a crescere. Questo movimento del passaggio dalla ragione alla volontà riattiva nell'essere umano il processo di crescita psichistica ed emozionale, bloccato dalla ragione, e il nuovo che giunge alla ragione in stregoneria va sotto il nome de il potere del silenzio. Cos'è allora che si fa per riuscire a tornare alla volontà? In questo caso, in questo dibattito, per quello che riguarda, è bloccare il dialogo interno. Si fanno semplicemente degli esercizi attraverso i quali si cerca di fermare il flusso delle parole nella nostra mente. Ci si siede e si pensa a qualcosa di nero, oppure si pensa a una singola immagine, oppure, meglio ancora, non si pensa a niente e si fluttua in un nero continuo, in una nebbia continua. Questo fermare le parole, questo dialogo, fermare le parole, basta farlo 10 minuti, un quarto d'ora al giorno, oppure prima di andare a letto cercandoci le proprie mani nel sogno, cioè cercando di essere consapevoli che si sta sognando e voler alzare le mani per guardarle nel sogno, fermare le parole e ascoltarci dentro, fermare le parole e vedere solo il buio con gli occhi chiusi e non descrivere il buio, ma sentire anche le nostre sensazioni dentro, però di questo ne parliamo con le correnti vegetative. In ogni caso, fermare il flusso delle parole, ascoltare con le orecchie i rumori senza descriverli, guardare gli oggetti senza descriverli o giudicarli. Vedremo quando faremo meditazione, vedremo come rallentare un po' il flusso delle parole e perché bisogna in meditazione rallentare il flusso delle parole, perché la meditazione è l'arte di disciplinare la ragione e basta. Quello che interessa adesso è fermare il dialogo interno, fermare il flusso delle parole. Importante non è farlo in assoluto. Nessuno ci riesce a farlo in assoluto e non è necessario farlo in assoluto. Perché? Perché a noi ciò che a noi ci interessa è sgombrare la mente dall'ossessione delle parole e basta. Perché ciò che fa la stregoneria è l'arte della vita. La stregoneria mette in essere le azioni con cui partecipa, con cui agisce nel mondo, le sue strategie, però sa perfettamente che da quelle strategie che la stregoneria mette in essere nel mondo ci sono un sacco di elementi sconosciuti che partecipano attorno a noi. Un sacco di elementi sconosciuti che partecipano al mondo attorno a noi. Ma questi elementi sono sconosciuti soltanto per la nostra ragione, non sono sconosciuti alle nostre emozioni. E allora cosa significa bloccare il dialogo interno? Significa prendere l'abitudine di fermare qualche volta il flusso delle parole. Se voi lo fate come esercizio,
non vi cambia assolutamente niente nella vostra vita, meno che nei momenti in cui siete sotto tensione e avete dei problemi da risolvere in maniera importante, importanti per voi stessi. Solo nel momento in cui siete sotto tensione e dovete risolvere dei problemi immediatamente e la vostra mente deve essere efficiente, avete delle strategie da fare, avete qualcosa da portare a termine, degli obiettivi da raggiungere, bene, gli esercizi che voi avete fatto di fermare il dialogo interno permettono di aprire i canali che dalla parte interna del cervello fluiscono alla parte esterna, permettono l'uscita dell'intuizione. L'intuizione non è altro che una lettura della vita, della situazione in cui noi, che noi stiamo vivendo, a cui noi tendiamo, dove le nostre tensioni ci portano, però legge la situazione non dal punto di vista degli elementi, dell'analisi, delle parole o della descrizione degli oggetti, ma dal punto di vista delle emozioni che gli oggetti, che il mondo manifesta verso di noi. Questo fa parte dell'arte della stregoneria ed è uno dei più grandi segreti della stregoneria, perché il mondo, in realtà, io uso il termine emozioni perché è un termine abbastanza chiaro per riuscire a capire che tutti gli oggetti del mondo mandano dei segnali, mandano delle emozioni, ricevono delle emozioni e le emozioni li modificano, li variano perché ne richiedono una variazione, una modificazione. Ebbene, la struttura emozionale non è altro che quella struttura di comunicazione generale che è stata costruita da tutti gli oggetti del mondo, cioè da tutti gli esseri del mondo, fin da quando eravamo nel brodo primordiale. È la struttura emozionale che ci permette di muoverci e di agire. E la struttura emozionale spesso non ha nemmeno un fondamento neurologico, sto parlando di sistema nervoso, ma si esprime all'interno del sistema nervoso, perché la singola cellula è in grado di emozionarsi ed è in grado di reagire agli stimoli esterni. Reagire agli stimoli esterni, vi ricordo che è un'emozione, altrimenti se non si è emozionati non si reagisce agli stimoli esterni. Ebbene, il mondo delle emozioni è un mondo comune a tutti gli esseri, siano essi vegetali, siano essi animali. Cioè tutti gli esseri che partecipano alla grande era, all'essere natura. Tutti gli esseri comunicano fra di loro per emozioni. Chiaramente queste emozioni vengono manifestate in maniera diversa da specie a specie, cioè ogni specie ha le sue strategie, ha il suo linguaggio, ha il suo modo per manifestare le proprie emozioni, ma le emozioni stanno alla base del linguaggio che ogni specie usa. Per cui attingere dall'intuizione, attingere dalla parte profonda del nostro cervello, significa attingere da una struttura di comunicazione che è in contatto con le emozioni del mondo. Non sto dicendo tutte le emozioni del mondo, sto dicendo quelle emozioni che noi riusciamo a percepire, a raggiungere, che ci stanno attorno e che ci sono simili. Questa struttura di intuizione è una struttura che può lavorare sull'uomo e lavora nell'uomo soltanto se l'uomo è in espansione. Cioè se l'uomo si sta espandendo e ha bisogno di agire per espandersi. Quando l'uomo è in ginocchio, quando l'uomo è sottomesso, questa struttura intuitiva, questa struttura che manda i messaggi dalla struttura emozionale alla ragione, si brucia, non ha niente su cui basarsi e non è altro che la struttura
che produce le allucinazioni, le illusioni. È la stessa struttura psichica, la stessa struttura cerebrale che, anziché lavorare in espansione, lavora in contrazione. Il problema è che nessuno riuscirà a misurare la struttura intuitiva quando è in espansione, perché le intuizioni che noi riceviamo le usiamo. Se io intuisco come fare un nuovo tipo di matita, io costruisco un nuovo tipo di matita. Ma non si può analizzare un cervello che ha avuto l'intuizione per costruire un nuovo tipo di matita. Ma se io ho allucinazioni, si può misurare un cervello che ha le allucinazioni. Per cui si può controllare una persona malata, non si può controllare una persona sana. Ma che differenza c'è fra una persona malata e una persona sana? È che la persona sana è in espansione, la persona malata è in contrazione. La persona in contrazione può essere letta, può essere vista, può essere analizzata. La persona sana, noi non sappiamo mai cosa significa essere sani. Perché? Perché non esiste un modello di sanità. Cioè, non è che Dio ti ha creato a sua immagine e somiglianza per cui tu sei sano. No, una persona sana è una persona che si modifica in continuazione, che si espande in continuazione. Una persona malata è una persona che sta rattrappendo su se stessa e sta autodistruggendosi. Pertanto una persona malata si può analizzare, una persona sana non si può analizzare. Si può analizzare dei problemi che è una persona sana, ma non si può analizzarla, perché non esiste un concetto di sanità che sia univoco. A quel punto, cosa ci interessa a noi allora? Fermare questo dialogo interno e consentire all'intuizione di venire fuori. Per consentire all'intuizione di venire fuori, dobbiamo costringere la ragione a starsene zitta. Per costringere la ragione a starsene zitta, dobbiamo fare due cose. Primo, vivere per sfida. E questo l'abbiamo fatto nel primissimo dibattito, se vi ricordate. Cioè, dobbiamo vivere con passione, con desideri, con emozioni, rispondendo ai nostri impulsi, guardando il mondo, vivendo nel mondo, partecipando alla vita nel mondo. Cioè, essere parte di quel crogiolo della vita che fu l'essere natura. Essere parte di quel crogiolo della vita che sono le società umane. Essere parte della vita. Essere vita, partecipare. Questo è il vivere per sfida. Poi l'intensità con cui si partecipa, le emozioni con cui si partecipa, i desideri, le finalità con cui si partecipa, beh, questo appartiene a singola persona. Però solo in quel modo posso far uscire l'intuizione. Perché sto partecipando? E allora, per riuscire a far uscire l'intuizione quando io sto partecipando, quando le persone stanno partecipando, devono costringere la ragione a fare un passo indietro, cioè a starsene un po' zitta qualche volta. E guardate che esiste una cosa, non so se dopo nel dibattito lo troveremo, di starsene zitti. Bene, quando noi incontriamo delle persone che sanno ascoltare, sono già persone che sanno stare zitte, che sanno zittire, diciamo meglio, la propria ragione. Cioè persone che sanno ascoltare esattamente quello che stiamo dicendo. Che non saltano le conclusioni, che non saltano a emettere il giudizio prima che finiamo il discorso. E che quando il nostro discorso è impreciso, chiedono, ma non saltano alle conclusioni. Non impongono la loro affermazione. Queste sono le persone che hanno imparato a fermare un po' il loro dialogo interno e hanno aperto i canali per far uscire l'intuizione. E l'intuizione esce quando soggettivamente ne abbiamo bisogno, ma non quando abbiamo il desiderio di qualche cosa. Non avremo mai un colpo di bacchetta magica,
ma avremo la velocità dell'azione, la velocità che ci permette di afferrare il centimetro cubo di opportunità. Questo movimento di passaggio dalla ragione alla volontà riattiva nell'essere umano il processo di crescita psichica ed emozionale bloccato dalla ragione, e il nuovo che giunge alla ragione in stregoneria va sotto il nome di il potere del silenzio. Questo movimento della conoscenza per la costruzione della consapevolezza soggettiva è attività propria e quasi esclusiva degli esseri umani. Per questo motivo, questo movimento e solo questo movimento qualifica l'essere umano come essere della natura, che riconosce il suo essere divenuto nella natura e che, riconoscendo la natura oggettività della propria esistenza, agisce al suo interno soggettivandone le tensioni. Perché bloccando il dialogo interno noi ritorniamo nella natura, ritorniamo a percepire la natura per ciò che è e non per ciò che la nostra ragione ci illude che sia. Altri movimenti qualificano la sua illusione, qualificano l'illusione della ragione di essere padrona della natura e il suo ruolo quale vittima sacrificale all'interno della stessa. Cosa porta all'individuo la sua attività nel sospendere il dialogo interno? Comporta la sospensione delle pretese della propria ragione di essere padrona assoluta dell'individuo. Comporta la riformulazione della ragione soggettiva e del suo ruolo all'interno dell'individuo mediante la costrizione che l'individuo impone alla propria ragione al fine di prendere atto dell'esistenza di nuovi e diversi fenomeni. Un effetto secondario della sospensione del dialogo interno è che le persone ricominciano a leggere, ricominciano a studiare e ricominciano ad informarsi. Perché? Perché la ragione, quando diventa padrona dell'individuo, gli dice che lei basta all'individuo. L'individuo sa tutto, l'individuo può tutto. Lei, la ragione, è il fine dell'individuo, è l'individuo. Quando l'individuo le dice, oh, tu stai a cuccia, state un po' zitta, e si fa degli esercizi di chiusura del dialogo interno, di sospensione del dialogo interno, la ragione percepisce un'altra cosa, percepisce la propria incompletezza e percepisce la necessità di trovare altri sistemi, altri trucchi, altre strategie per dire all'individuo, guarda che io sono la tua padrona. Per cui la ragione manifesta il bisogno di espansione, cioè la ragione chiede all'individuo di studiare, di informarsi, di leggere, di ampliare la sua visione del mondo, di agire, di trovarsi delle sfide su cui modificarsi, su cui poter esercitarsi. E questo è un altro segreto. Quello che io qui ho un piccolo articolo, no? Un articolo della Repubblica del 24 marzo 2003, e dice: il cervello svela i suoi segreti, amore, paura, ambizione, ogni emozione ha il suo posto. Depressione. Il cervello di chi soffre di depressione maggiore presenta delle precise anomalie fisiologiche in alcune aree e precisamente nella corteccia prefrontale, nel giro cingolato e nella amigdala. Allora, su due cose io vorrei prendere la vostra attenzione, nel giro cingolato e nella amigdala. Vi ricordo che da qualche giorno è stato ormai dimostrato che nel giro cingolato è la sede dell'intuizione. Questo lo dice la scienza e non io. Cioè, praticamente nel giro cingolato sarebbe l'origine dell'intuizione. Così è stato visto attraverso gli studi di tomografia computerizzata, insomma, c'è un sistema. E l'altro è l'amigdala, e l'amigdala è la sede delle emozioni. L'amigdala è una delle parti più antiche del cervello, che è propria a tutti gli esseri animali. Identità. Il senso del sé,
l'identità di ciascuno di noi sarebbe controllata dal lobo frontale destro, un'area della corteccia cerebrale grande quanto una palla da tennis che si trova sopra l'occhio destro. Adolescenti. I disagi degli adolescenti non dipendono solo dagli ormoni. Una delle ultime aree cerebrali a consolidare le sue connessioni è la corteccia prefrontale, dove risiede la capacità di valutare i rapporti sociali. E questo è ancora quella fase di crescita di cui abbiamo detto, cioè l'incapacità degli adolescenti di valutare i rapporti sociali è proprio data dal fatto che stanno ancora crescendo, cioè stanno ancora formando la loro testa. Chiaramente a questi adolescenti che stanno formando ancora il loro cervello e le loro connessioni cerebrali, se dall'esterno ricevono stimoli di mettersi in ginocchio, di pregare, di rinunciare a se stessi, di diventare oggetti di possesso, loro costruiranno dei valori di rapporti sociali diversi da adolescenti che invece vivranno in un ambiente in cui tu sei un soggetto di diritto, tu devi prenderti la tua responsabilità, devi essere consapevole di quello che fai, devi agire coerentemente, devi rivendicare i tuoi diritti e devi essere attento ai tuoi doveri. Chiaramente questi sono due ambienti completamente diversi che danno degli stimoli diversi attraverso i quali costruire la propria corteccia cerebrale. E stiamo parlando di costruire le connessioni della corteccia cerebrale, stiamo parlando di elementi fisici, è come se fosse un braccio, è come se fosse una gamba. Cioè, certo, sono talmente piccoli che si possono semplicemente vedere con le ultimissime tecniche che abbiamo, però è importantissimo che noi ci rendiamo conto anche da questi studi scientifici, che poi sono divulgazione proprio di massa, questo è il minimo di divulgazione, ci rendiamo conto come l'agire rispetto ai fenomeni significa modificare noi stessi. Ma se noi siamo dei fenomeni rispetto a dei soggetti che si stanno modificando, abbiamo la responsabilità di essere un certo tipo di persone per non danneggiare, non solo non danneggiare la crescita, ma per favorire chi sta crescendo. Ed è importantissimo questo. Se noi non siamo consapevoli che ogni nostra azione viene a incidere sulla formazione delle persone che ci stanno attorno, noi viviamo in uno stato di inconsapevolezza e rischiamo di premere il bottone rosso, mandare la bomba atomica e poi dire: oh, ma cosa avrò fatto io? In fondo ho solo premuto un bottone, non ho mica buttata io la bomba atomica, ho solo premuto un bottone. Cioè, ci troviamo in una situazione di questo genere. Sarà anche estremista il mio esempio, però è questo che noi facciamo. Per cui abbiamo delle responsabilità atroci a non essere consapevoli nella qualità della vita in cui noi stiamo vivendo. Il neuropsicologo Agliotti, sempre nello stesso articolo, dice: ora studiamo le basi nervose dell'empatia. Gli ultimi anni hanno visto progressi enormi nel campo delle neuroscienze, ma il mistero resta. Salvatore Agliotti è neuropsicologo dell'Università La Sapienza di Roma. Quanto più si progredisce, tanto più aumentano i misteri, perché cresce la complessità delle funzioni che è possibile studiare. Che cosa è cambiato in questi anni nello studio del cervello? L'armamentario strumentale delle neuroscienze si è affinato al punto tale che oggi, per la prima volta nella storia dell'uomo, è possibile studiare con approcci scientifici dei soggetti che una volta erano proibiti, come la coscienza o certi aspetti complessi delle emozioni. Le neuroscienze hanno iniziato a porsi problemi che una volta rientravano nel dominio della filosofia o della psichiatria fenomenologica. Qual è una delle frontiere delle neuroscienze cognitive? Un settore di frontiera è senz'altro quello della cosiddetta social cognitive neuroscience, neuroscienza sociocognitiva, in cui si inizia a studiare a cosa accade nel cervello di una persona quando entra in contatto col cervello di un altro. Facciamo un esempio: A e B sono uno di fronte all'altro e stanno parlando. Quando A gira gli occhi in una certa direzione, a quel punto B innanzitutto tende lo sguardo nella stessa direzione e poi
comincia a formulare delle ipotesi sul perché A ha girato gli occhi e quindi su cosa c'è nella mente di A. In pratica si tratta di studiare il modo in cui interpretiamo gli stati mentali degli altri analizzando i loro comportamenti. Si cominciano a studiare ad esempio le basi nervose dell'empatia. Ci sarebbe da fare un lungo discorso su questo, però quello che a me mi interessa mettere a punto è questo. Quando io parlo di bloccare il dialogo interno per far uscire l'intuizione, per riuscire a comprendere il mondo in cui viviamo attraverso le emozioni, non sto parlando di cose che non esistono, sono cose che la stregoneria ha sempre fatto. Due sono i grandi mondi, le grandi acque in cui si muove chi pratica stregoneria. Uno sono le emozioni, la percezione, l'intuizione, il psichismo, cioè in pratica tutto quello che avviene attraverso la percezione di tutto l'universo nel quale siamo immersi. Chiaramente sarà tanto più grande il nuotare di chi pratica stregoneria, tanto più si allontanerà dalla propria specie, ma già conoscere la propria specie sarebbe già un grande successo per uno stregone. L'altro mondo, le altre grandi acque in cui chi pratica stregoneria nuota è il tempo, è il mutamento come oggetto in sé, cioè praticamente gli oggetti che noi consideriamo con la ragione, delle forme, delle quantità, delle qualità, vengono invece percepite per le azioni che fanno, il mondo del tempo, il mondo del mutamento, per cui le azioni che fanno danno delle risposte per le azioni che avverranno. E così si può vedere il tempo che ci viene incontro nei tutte le possibili azioni che il tempo presente può mettere in essere e il tempo passato ha già fatto. Questi sono i due grandi ambiti d'azione della stregoneria, non ne trovate altri. Non esiste un ambito d'azione della stregoneria all'interno della ragione. All'interno della ragione c'è solo la scienza, c'è solo la capacità dell'uomo di descrivere i fenomeni, di analizzarli, di cercarne i meccanismi. E noi discutiamo all'interno della scienza. Vedo che il tempo ormai sta per arrivare verso la fine. Un altro articolo che io voglio comunque anche solo accennarvi, ed è della Repubblica del 3 maggio 2003, si intitola «Anche i pesci provano dolore, ora la scienza può dimostrarlo». Ebbene, è un articolo anche questo qua a tutta pagina, dove praticamente si dimostra come anche gli unicellulari hanno la capacità di percepire il mondo che li circonda. Beh, vorrei ben vedere, visto che l'unicellulare fu la base della vita, fu la base di ciò che noi oggi siamo, vorrei vedere se l'unicellulare non percepisce il mondo, non può reagire al mondo, non può fare i suoi adattamenti al mondo e non può mandare i suoi fenomeni nel mondo, per cui è in grado di avere emozioni ed è in grado di trasmettere emozioni. Certo, abbiamo vari gradi di percepire le emozioni, molte emozioni non le percepiamo perché non ci interessa proprio percepirle, cioè non ci riguardano, sono troppo lontane da noi. Però se noi non riusciamo a comprendere come il mondo trasmette per emozioni, non possiamo neanche farci un'idea di ciò che noi stiamo percependo. Bene, andiamo un attimino ancora avanti, altro pochino, visto ormai Stefano è in arrivo. L'individuo sospende il dialogo interno e ricomincia a crescere, abbiamo detto. Facciamo solo la crescita e poi lasciamo qui il tutto. Il termine crescere sta ad indicare il processo di dilatazione di un soggetto nel mondo in cui vive. Un processo che attraverso il meccanismo di accumulo di quantità che genera un salto qualitativo pone le basi per un successivo processo di accumulo di nuove e diverse quantità atte a produrre un nuovo e diverso salto qualitativo. Data una qualità della quantità accumulata, data una quantità di emozioni accumulate, se volete, data una qualità delle emozioni accumulate, della quantità accumulata nella situazione attuale, la qualità che viene ad emergere
comporta un diverso oggetto da accumulare o sul quale puntare la nostra attenzione. Se è semplice per lo spettatore adulto constatare l'accumulo quantitativo della fisicità, la crescita dell'essere feto, cioè il feto che cresce, è più difficile osservare l'accumulo della qualità psichica dell'essere feto, data l'oggettività nella quale cresce. Per contro, nel bambino è possibile sia osservare il processo di accumulazione della sua fisicità, sia il suo processo di accumulazione del sapere relativo alla ragione, cioè il suo apprendimento. Più difficile osservare nell'essere umano adulto la qualità dell'oggetto che cresce, quale risultato delle proprie azioni. Possiamo osservare quanto cresce dentro di lui dalla quantità di pensiero astratto con cui legge le sue relazioni col mondo in cui vive e la capacità di usare il pensiero astratto per descrivere le sue azioni e il suo intento. L'oggetto che cresce dentro un essere umano adulto può essere percepito soltanto dal soggetto che lo fa crescere attraverso la sua modificazione, una modificazione soggettiva che permette all'individuo di percepire nuovi e diversi fenomeni e di individuare o intuire l'insieme da cui i fenomeni emergono. Nell'essere umano adulto crescere significa ampliare la propria capacità soggettiva di percepire, intuire e penetrare il mondo in cui vive. E per farlo deve fermare il dialogo interno. Bene, io mi fermo qui e do naturalmente i microfoni a Stefano e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Giovedì prossimo sì, prenderemo le trasmissioni e riprenderemo anche questo discorso sul dialogo interno. Sospendere il dialogo interno dunque comporta un'ulteriore crescita dell'individuo, in cui i fenomeni che non rientrano nel suo descritto della ragione non sono più subiti passivamente, ignorati o interpretati, ma sono filtrati dall'esperienza. E qui andremo, da qui riprenderemo il discorso giovedì prossimo. Io vi ringrazio a tutti dell'ascolto, vi ricordo che ieri 6 aprile 2005 il Senato della Repubblica Italiana ha votato la Costituzione Europea. Per me è il più grande avvenimento che poteva succedere qui in Italia, fate un po' voi, lo hanno praticamente silenziato e sulla Costituzione ci saranno le leggi su cui noi dovremo vivere, anche se chiaramente ci saranno i mafiosi che si organizzeranno, ma questo fa parte della vita. Bene, io vi do appuntamento per giovedì prossimo, ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo e abito a Marghera, piazzale Parmesan 8. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Non prendo neanche il telefono.